Il Comitato per la Qualità della Vita, questa mattina a Taranto, la città spartana, ha ricordato il presidente Aldo Moro a 46 anni dal ritrovamento del suo corpo senza vita il 9 maggio del 1978. Con una semplice cerimonia e con la deposizione di una corona d'alloro da parte dell'assessore Ceraci in rappresentanza del primo cittadino Rinaldo Melucci, davanti all'abitazione in via di Palma 129, dove lo statista pugliese abitò e frequentò il liceo Archita. Buongiorno a tutti. Innanzitutto doveroso portarvi i saluti del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e dell'intera amministrazione, presente per il mio tramite oggi qui, in questo momento particolare, solenne e molto intimo. Ringraziamo il professor Carlucci per questa attività molto importante che fa, di compulsare tutti noi, le amministrazioni, le istituzioni, gli enti, nella memoria, che è importantissima, perché avere memoria per ciò che è accaduto nella storia del nostro paese significa creare le condizioni perché le cose possano sempre migliorare. Oggi è una giornata importante. Su Aldo Moro ha parlato in maniera assolutamente esaustiva il professor Carlucci, però voglio ricordare un taglio importante anche della vita di Aldo Moro, che è quello del rapporto con i giovani e con i suoi studenti. Qui c'è una rappresentanza del liceo Archita, dove, come ben detto, Aldo Moro ha studiato. Egli è stato anche un professore universitario molto importante. Nonostante gli impegni da statista fossero, come dire, importanti, vi ripeto con il termine, egli trovava sempre il tempo per coltivare il rapporto con i suoi studenti. E questo, per chi svolge un'attività di rappresentanza, un'attività istituzionale, è molto importante, perché significa, come dire, trasferire il testimone, cercare di trasferire il testimone alle future generazioni. Oggi non è un caso che mi sono fatto accompagnare qui da mio figlio, che oltretutto è studente dell'Archita, il quale oggi lui mi parla di Aldo Moro. No, non io a lui di Aldo Moro, ma lui mi parla di Aldo Moro. Se ciò accade, vuol dire che il seme che è stato, come dire, immesso nel terreno da parte di Aldo Moro, evidentemente è germogliato ed è germogliato bene. E quindi, come dire, oggi sentiamo il dovere da parte nostra di ricordare quanto accaduto il 9 maggio del 1978, dove un uomo, cari giovani, un uomo per le proprie idee moriva. Si può morire per le proprie idee? Professor Carlucci, io penso che si può assolutamente, come dire, impegnare la propria vita al meglio, cercando di, come dire, renderla valida sotto tutti gli aspetti, di non vanificarla, e poi, come dire, affidarsi alle mani del Signore, perché ricordiamo anche che Aldo Moro era un fervido credente, no? Ogni mattina affidava la propria vita, la messa al e Signore, poi la comunione. Affidava la propria vita al Signore, quindi affidarsi al Signore e quindi lavorare intensamente. E poi, come dire, nonostante ciò è accaduto, quello che tutti oggi noi ricordiamo, ma concludiamo dicendo che quello che sicuramente rimane nel cuore di tutti noi è questo messaggio di libertà, di democrazia, di armonia. Ricordiamo una persona mite, una persona armoniosa, una persona che aveva la capacità di svolgere un'attività politica e di aggregare le forze politiche anche più diverse in un particolare momento storico, dove si immaginava che quella fosse la soluzione migliore per mandare avanti questo paese. Quindi sono contento della giornata di oggi, ti ringrazio, ringraziamo l'amministrazione te dell'invito e di quello che fai, e io sono particolarmente onorato di essere presente qui a deporre questa corona in rappresentanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e dell'intera amministrazione comunale, quindi della città di Taranto. Grazie. Grazie assessore. Grazie mille.